Avete mai pensato a visitare la bellezza delle Dolomiti di Brenta e il lago di Garda, uno dei laghi più belli d'Italia? Bene, c'è un itinerario che può unire questi due luoghi meravigliosi in un turbinio di paesaggi incredibili, in una biodiversità più unica che rara. Oggi avremo il piacere di iniziare a percorrere assieme questo itinerario. Si chiama DOGA, che sta proprio per Dolomiti Garda. Non sarò da solo oggi, ma andiamo subito a incontrare la mia guida, Andrea. Volkswagen. Eccoci qua, bella Andrea, Angelo. Buongiorno. Tutto bene? Posto? Tutto bene, bene, carichi, pronti, buona colazione. Dove mi porti di bello? Ti porto alla scoperta del Doga, un percorso dalle Dolomiti al Garda che sta riscuotendo molto successo, un percorso da fare tranquillamente in due giorni per poter visitare meglio le bellezze di queste zone. In questo periodo sono particolarmente belle dal punto di vista proprio dei colori dell'autunno. Ti ho consigliato una gravel proprio per... Giusta, scelta giusta. Perfetta. Inizio da subito a guardarmi attorno al panorama. Ottimo. Andiamo. Andiamo. Abbiamo fatto il primo pezzettino, c'era una discreta salita, sempre su asfalto. Questa qua forse un attimino la parte dove c'è un pochino da spingere, un pochino di più, però è molto pedalabile, il fondo è buono. Con queste bici qua è un giro, diciamo così, da fare anche in più giorni. Direi che adesso possiamo ripartire e andare a cercarci un po' di bosco. Ci siamo, abbiamo passato questa la Maga Presson, stiamo entrando nel parco da Malovrenta. Qua la gravel inizia a fare... Qua comincia a sentire, vedi anche che non c'è praticamente nessuno, ti godi ancora di più quello che è la bicicletta. Adesso qua cominciamo a salire verso Campiglio, sempre sterrata. Vai, turbami! Ruota, 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 ruota! 72 km orari! Sta andando sempre più, tocchi di terra che va via dappertutto, sciantigi, andiamo a scrivere la storia. Quasi conquistata la vetta, intanto quasi il punto più alto. Sono ammaliato, altro dei paesaggi, come dicevamo anche prima, anche dal fatto che veramente ci respira proprio la pace, la tranquillità. Allora, qui adesso abbiamo appena lasciato Maga Mondifra. Altitudine più o meno? Ma allora siamo intorno ai 1635. Che bello! Tra un attimo scenderemo verso Madonna di Campiglio, faremo una piccola variazione rispetto a quello che è il percorso, faremo una piccola cappata in Val Brenta, proprio nel cuore delle Dolomiti. E tu prima mi anticipavi che sarà una meraviglia, anche se come fa a essere più bello di quello che sto vedendo adesso? Fidati! E comunque avevi ragione, perché la gravel è la bicicletta più adatta per questo tipo di fondo. Si presta. Quindi per e-bike o ciclisti che comunque sono allenati. Esatto, sì. Siamo nel tempio sacro dello sci là in cima. Diciamo che ha scritto pagine di storia. E adesso andiamo a scriverla noi la storia. Oggi quando riuscirai a danzare sui pedali dirai ho staccato l'angelo più là. Non ci vuole mica tanto, sai, in questo momento. Beh, questa è un'immagine pazzesca in un quadro naturale. Le foglie che scendono, ha un che di romantico. Beh, io direi che non potevamo scegliere giornata migliore di
guarda la luce che filtra in questi faggeti, creando questi giochi, rilassante. Il salto in discesa con l'adrenalina, ma qua mi viene veramente da rilassare. Bello qua, mi viene quasi da fare uno stress. E via di nuovo nella natura, nel capolavoro, nel dipinto di luci ed ombre. Siamo nel mondo delle fiabe qui. Il bosco incantato. Il bosco degli abbracci. Wow! Che meraviglia! Ti è piaciuto? Bella, bella la discesa, è fattibile con la gravel. E qua che meraviglia. Panorama. Ma è tutto gratis questo? Devo pagare per vedere? Per oggi è gratis. Qua siamo in Val Brenta. Sì. Stiamo lasciando Campiglio. Adesso usciremo verso il primo abitato che incontriamo, Sant'Antonio Mavignola, per poi portarci verso Pinzolo, dove ritroveremo comunque asfalto. So che ci fanno anche un concerto qui. Settembre, suoni delle Dolomiti, molto bello. Beh, suoni, vista, anima, corpo, c'è tutto qua. Non potevano farlo che qua. Giornata meravigliosa. Grazie di averla ordinata per noi. Dove siamo qui di bello? Siamo a Pinzolo, inizia il tratto biciclabile del Doga. Abbiamo qua sulla nostra destra, abbiamo la Val Genova e su qua a nostra destra il fiume Sarca, che accompagnerà in tutto il percorso, perché diciamo così, un affluente va a sfociare nel lago di Garda. Stiamo entrando nel comune di Caderzone e diciamo così, la piana di Caderzone, dove ci sono parecchi masi. Si sente anche il profumo del territorio. Esatto. Dove c'è che fa la lavorazione del formaggio, molto caratteristica, proprio il discorso di conformazione morfologica, diciamo così. Tutto tenuto quasi con cura maniacale. E ci tengono all'ordine, alla pulizia. Volete far bella figura, eh? Bravi. Anche questo è fare turismo, cioè, e fate bene, fate cose bene. Devono essere a posto. Questa non era mica proprio tanto per famiglie, eh? No, diciamo che qua un po' di allenamento, un bel po' di averlo. Meglio avvisare gli amici che magari stanno guardando. Tra le due alternative, forse nel o dubbio, bici elettrica o tanto allenamento per fare questa variante qui. Optare per la parte sotto. Se no l'altra variante è quella della dolce vita. Vita. Esatto. Abbiamo 600 metri di dislivello in 6 km scarsi, quindi un bel salire. Sì, è importante, insomma è una bella salita, tra l'altro è stata affrontata sia a Giro d'Italia maschile che femminile, esatto, dai due lati, per esatto, cui è una di quelle salite che è croccante. Possono, diciamo, far male. 10% fisso più o meno come pendenza. Circa, sì. Ci si alza velocissimamente. Sì, perché passiamo dai 700 metri ai quasi 1300, quindi... Quindi questa qui è la variante IEA. Dura. Io qui c'ho un piccolo aiuto, invece tu c'hai zaino, borsa dietro, l'onere di dovermi raccontare la salita, per cui complimenti fino adesso. Quanto manca alla fine? Quanto manca? Ma adesso una bella discesa, ci porteremo verso Stenico, quindi okay, sarà un'altra piccola salita dopo, però molto più pedalabile rispetto a questa. Qui il sole sta un po' scendendo un po' alla volta, fari adesso sì, non ce ne abbiamo. Il periodo, quindi è meglio, meglio fare, meglio due ci giorni. Portiamo in giù. Dobbiamo anche rifiatare. Vai. km/h, sembra quasi di essere fermi con questo stabilizzatore Fusion. Vai sulla lamina.
Grande! Salutiamo anche il pubblico a casa, sarà una giornata dalle grandi occasioni. Benvenuti a questa tappa trentina di Erno Channel. Ci lanciamo in un turbinio di emozioni. Siamo sul filo dei 98 km orari. Andrea, che cosa sono quelle statue? Abbiamo fatto una piccola deviazione rispetto al tragitto previsto. Questo è il bosco arte stenico, dove artisti locali, anche venuti da fuori, hanno creato queste opere con elementi naturali, legno, roccia. Dopo questo piccolo cambio di programma, prendiamo la strada che ci porta alla Soccomano Terme e terminiamo la nostra giornata. È arrivato il momento forse più bello per me, quello della pausa dopo una giornata in cui mi hai scortato con tanta pazienza. Grazie di quello che mi hai fatto vedere fino a qui e siamo in un posto che ti rilassa. Sono contento di terminare soprattutto la nostra giornata così e speriamo di poterlo ripetere. Quindi questo è un buon posto per fermarsi. Considerando quello che dicevamo, il fatto di poter fare questa cosa in più giorni, direi che questa potrebbe essere una delle tappe. E quindi recuperiamo un po' di energie, dai. Bollicina rilassante, atmosfera rilassante. Passiamo qua le terme. Meglio di così. Dopo una giornata in bici. Ci sta tutta. Domani sarai con me? Domani purtroppo no, ci sarà un altro mio collega guida che conosce molto bene la zona del Lago di Garda e siete comunque in buone mani. E allora mi riposo, bevo un altro goccio alla tua. Grazie mille. Dopo una giornata passata a scalare, a mettere assieme metri di altimetria, fermarsi qui alle Terme di Comano ha un valore aggiunto. Immergersi nella natura, bere, respirare, essere in Trentino ti dà un qualcosa in più. Quel valore che ti fa partire alla mattina successiva con delle energie rinnovate ma anche purificati, con la voglia nell'animo di affrontare una nuova avventura. Cosa mi aspetta? Me l'hanno già anticipato, ma non vedo l'ora di godermelo appieno. Buongiorno Matteo. Ciao Angelo. Mi sono proprio riposato bene. Eh? Immagino, avrei fatto un bel bagno termale. Assolutamente, ne ho approfittato visto che siamo qua. Avrai la pelle liscia visto le proprietà che ha quest'acqua qua. Liscia è un'altra cosa, però diciamo che è migliore di ieri. So che c'è da fare ancora un bel percorso. Adesso andremo in salita lungo la valle qua di Comano fino ad arrivare in Vallomasona. Poi... Ancora salita? Purtroppo sì, fino al passo del Ballino. Più facile però di ieri. Un pochettino più facile, sì. Dove poi scenderemo verso il Lago di Garda e la sua macchia mediterranea, quindi un bel cambio di paesaggi rispetto a quello che hai visto ieri, immagino. La nottata è stata super, per cui non mi resta che mettermi a ruota. Pronti? Fammi strada, onorato. Andiamo! Questo ragazzo, Matteo, un ragazzo interessante, secondo me lo vedremo in futuro primeggiare nel mondo World Tour perché, devo dirlo, mi sta tirando il collo. Hai fatto fare il primo strappino qui, bello croccantino. Qua dove siamo? Ci stiamo godendo qua la piana dell'Omaso. Wow. Fantastico. Questo territorio qua è particolarissimo perché è incastonato dalle Dolomiti di Brenta, sì, e il Lago di Garda. Fa parte della biosfera UNESCO. Anche fino adesso vedo qui tutte strade. Sì, non è ciclabile, ma in realtà macchine qui non ne trovi quasi mai. Ma no, sono tutte strade secondarie usate da contadini della zona, appunto, perché questo è un territorio vocazione agricola. Qui è tutto, come si dice in gergo, ciclistico, un mangia e bevi. Un mangia e bevi bellissimo, che ci fa assorbire l'acido lattico che abbiamo prodotto prima. Matteo, bella frizzantina questa prima situazione. Meno dura dell'inizio, comunque la gamba ancora si scalda subito, ho fatto bene a far colazione, anche i profumi, i colori stanno cambiando. Adesso dove mi porti? Dirigiamo verso il Passo Ballino,
che sarà l'unica salita un pochettino più impegnativa. Ancora salita? Sì, ma non saranno come quelle di ieri. Bene, beh, questo mi conforta. Questo luogo incantato, come si chiama? Qua siamo a Castelcampo. Questa è una deviazione che faccio spesso sul tour per passare attraverso questo luogo che è veramente magico, secondo me. Richiama un po' la cultura del nostro territorio. Si può visitarlo? Durante l'anno i proprietari organizzano diverse manifestazioni culturali. Adesso proseguiamo? Proseguiamo. Mi porti in salita? È arrivato il momento. Ancora. Cominciamo ad avvicinarci al passo ballino. Speravo te ne fossi dimenticato. E invece no, e invece no. Oh, what an amazing view! This is unbelievable! Da Gorteno è un gioiello. È un lago alpino, però i colori sono unici. Matteo, andiamo in crescere come emozione, mi stai sorprendendo. Qua a Canale secondo me è veramente magico, è proprio permeato di questa atmosfera antica, ti guardi intorno, vedi i dipinti, le pannocchie che asciugano. Ho visto anche delle costruzioni particolari, delle opere di ristrutturazioni, ma anche sono stati bravi a mantenere quella che era un po' l'origine del luogo. Possiamo proseguire? Assolutamente sì. Ok, via. Io non ho parole, aiutami. Direi che siamo arrivati al lago di Garda. Quello che la vista qui che si apre proprio è un premio incredibile per questo viaggio, percorso che mi hai fatto fare. 7 chilometri praticamente di discesa. 7 chilometri, calcoliamo la velocità, 7 minuti? Ma sì, anche meno. Direi che è obbligatorio gustarsi il panorama. Possiamo questa andare? Volta ti sto a pari però, vista lago. Matteo, che meraviglia. Sì, siamo arrivati. Doga, questo tour, noi l'abbiamo fatto in 2 tappe, ma si può fare anche in altre, tante altre soluzioni, no? Direi che ci sono infiniti spunti da prendere per questo percorso. Abbiamo visto un paesaggio alpino all'inizio e mediterraneo verso la fine. Un'esposizione incredibile di quello che la natura offre qui. Te credo sia un percorso esperienziale proprio. Spero che avrò il piacere di averti ancora come guida. Assolutamente, ti grazie, aspetto. Grazie. Amici, non perdetevi questo itinerario. C'è il sito ufficiale, potete crearvi un'esperienza su misura. Se siete super allenati, all in one. Se siete allenati ma vi piace mangiare e vedere il panorama, potete farlo in 2 tappe, con le famiglie, con la bici elettrica, anche in 3 tappe. Ci vediamo sempre qui alla prossima puntata per nuove emozioni, per nuove pedalate. Ti aspetto su Endu Channel. Ciao!